Innamorato, che vuol dire, no? Ora, questa è riscoperta della soggettività di me, anche una valenza, per così dire, di sinistra. Tieni presente, per capirci, che per me destra e sinistra appartengono al vocabolario della democrazia borghese, destra, sinistra, eccetera. Sono varianti del Parlamento borghese. Io personalmente non mi sono mai considerato di sinistra, ma comunista, un'altra cosa. Dovrebbe far capire pure Ora, infatti uno di destra può diventare di te. sinistra, Crispi era di sinistra, ma signor perché Crispi era di sinistra? Anche Mussolini Presidente. era di sinistra. Mussolini. Ora, ecco, quella capacità di riconoscerti in una condizione comune. Tu non sei diverso da loro, da lui, sei come loro, però tu vedi i loro i falliti. E non puoi riconoscerti in loro, perché se no devi dire sono fallito pure io. E tu, piccolo borghese, che cosa hai in testa? Voglio diventare grande borghese. Ho i bastoni da maresciallo dello zaino, no? Invece non ce l'hai. Però Non c'è solo la volontà. te lo mettono in testa. Sì, dico, c'è una cosa. Berlusconi appunto si è fatto da solo. Tu sai che il mito degli Stati Uniti come luogo della libertà e della ricchezza inizia nel 600 ed è molto bello perché allora si riteneva che fondamentalmente la ricchezza fosse data dalla produttività della terra. E quindi l'aspirazione di tutti era avere la terra. Però il filosofo John Locke si accorse che in realtà la terra era poca e i cittadini erano tanti. Ma per fortuna, scrive lui stesso, si può andare negli Stati Uniti. Ammazzi un po' di pelle rosse e ti dà la terra. No, magari ci porti un po' di schiavi, il quale il buon Locke Era tra l'altro interessante. Ora, quindi avevi la possibilità in quell'epoca, no? Di dire, beh, io qui sto male, vado là e sto meglio. Oggi tu non puoi andare da nessuna parte, perché sei sempre lì. è tutto occupato. È tutto occupato. La mondializzazione, che è una grande stronzata, nel senso che in realtà ha creato regioni economiche in conflitto l'una con l'altra, no? Però anche appiattito il mondo. Nel senso che la televisione che tu vedi in Brasile non è diversa da quella che vedi in Francia e in Italia, ma la differenza è minima. E la gente è costruita in un certo modo da un'industria culturale che è in mano agli Stati Uniti. I compagni cubani hanno fatto convegni e convegni per dimostrare che più del 90% dei mass media sono in mano alle multinazionali americane. E allora è chiaro che tu sei plasmato in un certo modo e quel certo modo significa tu hai la tua vita, stai nel tuo mondo, non uscire, perché fuori è brutto, è pericoloso. Pensa quanto stanno male in Africa, resta qua in Italia, sta buono, no? Casomai dammi 5 lire così gli diamo un aiuto, ma tu stai dentro casa e non ti preoccupare. E dammi soldi per la ricerca sul cancro, se ti viene in mente, ma non potrebbe lo Stato occuparsene? Allora già sbarelli, già non stai per le regole, perché tu sei libero, quindi lo Stato non interviene, tu sei libero. Come atto di libertà tu dai 5 euro per la ricerca sul cancro, la gente muore ovviamente perché quei 5 euro non vanno al malato ma a Berlusconi. Allora ecco. Io credo che il problema per noi oggi sia veramente quello di guardare al quotidiano. È proprio quel lavoro semplice, no? Di fare i conti in tasca e collegare. Quando ci fu negli anni 50, alla fine degli anni 50, 60, nel periodo del cosiddetto miracolo
economica italiana. Il sindacato fece un salto, nel senso che passò dalle questioni salariali alle questioni salariali e normative, pretendendo di avere voce in capitolo anche nella, nello stabilire i ritmi di lavoro, i modi di lavoro, eccetera, eccetera. Questo ovviamente è fondamentale. E non è un problema sindacale, inizia forse un problema sindacale, è un problema politico, perché è chiaro che se tu hai il controllo, per così dire, dell'introduzione della tecnologia in un'industria, tu non controlli il mercato concorrenziale. La concorrenza impone a quell'industria, per esempio, certi ritmi di sviluppo, anche se a te non vanno bene, se no devi chiudere, allora ti devi licenziare, allora tu a un certo punto devi mandare tutto il rospo. Allora il problema è politico, la conquista dello Stato. Allora appunto, partendo dalla quotidianità, dal fare i conti in tasca, no? Dal far vedere alla gente quello che... far osservare alla gente quello che vede senza osservarlo. Tu pensa, e questo ovviamente è follia, ma in televisione qualche volta si proiettano film e si dice, si consiglia ai genitori di stare insieme ai bambini mentre li vedono, invece che non darli. No? Ma, ecco, tu immagini che ci fosse un compagno insieme al telespettatore e il compagno gli facesse notare. Vedi, adesso dicono questo, vedi che ieri hanno detto un'altra cosa. Ti ricordi quando parlavano tanto della Bulgaria, della Romania, avevano conquistato la libertà, adesso dove sta la libertà loro? Perché non parlano più degli ex paesi socialisti? Perché tutto il mondo ha denunciato gli imbrogli elettorali in Russia e non è cambiato nulla? Nulla. Perché in tutte le ultime elezioni fatte in diversi paesi sono sempre state denunciate gli imbrogli? E mai a vantaggio della sinistra, quando può? Ecco, riuscire a portare la gente a riflettere sull'esperienza che fa. Capisci? Quindi con uno stretto legame con la gente, con il lavoratore, con la persona comune, per farla ragionare, per farla diventare una persona non comune. Perché la democrazia borghese è il trionfo dell'uomo comune, cioè dell'uomo che non sa nulla, che ha la piccola cultura, la piccola informazione, che non ha una personalità spiccata, no? È il qua qua da qua, il dominio del qua qua da qua, che poi vuol dire che io compro i voti. Invece ecco, agganciarsi alla quotidianità per far diventare quel piccolo uomo un uomo che comincia a ragionare, a riflettere, quindi a vedere la struttura di classe. Questo mi pare che sia il difetto. L'uomo in grigio, c'è il celebre film con Gregory Peck, l'uomo in grigio. Ma più che Gregory Peck c'è Pirandello, che scrive delle cose meravigliose di descrizione della condizione del piccolo borghese. Proprio del piccolo borghese che ritiene sia quasi un naturale suo destino quello di uscire dalla condizione di piccolo borghese, e invece mi precipita sempre di più. Fu Mattia Pascal. Questo è un autore importante da far rileggere. Devo sottolineare questo aspetto del collegamento che dicevi tu, no? Che non viene naturale, che noi dobbiamo riconquistare, cioè ricollegare tutto ciò che poi concorre, no? a formare la nostra condizione di vita. Allora mi viene in mente, giorni fa ho visto la trasmissione di Santoro sugli operai morti a Torino. Allora si parla di sicurezza, perché anche gli operai, ci si domandano, non sono attenti alla propria sicurezza. Questo l'abbiamo sentito da...